Più che napoletani, se posso essere sincero, là era l'invito a tutte le persone che avevano scritto la mail, le mail, per non solo esprimere solidarietà, ma per dare un contributo di concretezza all'umanità e al messaggio Sim Gente Cora, e anche per decidere insieme come proseguire. La giornata è stata bellissima, commovente, utile, concreta. Ne usciamo tutti più rafforzati, organizzati, motivati, nella convinzione che la lotta per i diritti e la giustizia non è solo un incipit forte di questa amministrazione, ma è molto diffuso nel territorio nazionale, europeo e internazionale. È un grande percorso di civiltà che Napoli in prima linea sta solcando, affinché si possano costruire comunità fondate sui valori di uguaglianza, fratellanza, giustizia, libertà e amore, a differenza di chi invece pensa di costruire un presente e un futuro sul rancore, sull'odio, sull'indifferenza e sulla paura. Una bellissima pagina di Napoli, dei napoletani, e pensare a Napoli significa anche ricordare, a proposito di memoria, che cosa è stato Napoli nella storia e che cosa vuole essere oggi, non complice dei disumani e dei criminali, ma testimone e protagonista di una battaglia di giustizia sociale, di verità e di grande umanità.